Buonasera, torna il campionato provinciale di Serie D, prima giornata della stagione 2017. Siamo al campus Selva dei Pini, la partita inaugurale per la formazione allenata da Alessio Caporaletti è contro il Città di Pontini. Intanto in questo istante il confronto, ora Cipriani cambia il modulo con Millozza che prova subito la sua conclusione. Cipriani, Surpi, recupera invece De Celis, lo scambio con Di Napoli, ancora la possibilità, colpisce a rete De Celis, gli si appone Quercivi che resta a terra, sale Di Mascio in mezzo, vede Valente, prova la conclusione con il petto, Quercivi risponde, Millozza prova la conclusione, il capitano di Serie D. Il comitato di Latina, Valente va subito a recuperare un pallone, Moncada con la finale del colpo, c'è il gol! Il gol che sblocca il confronto dopo l'ottima fraseggio dei due giocatori. Intanto Martone fa riprendere il gioco, Cipriani viene avanti, prova la soluzione dalla distanza in due tempi, Corradini, il velo da parte di Brignone, prova la soluzione Cipriani, all'indietro il tiro di Biondolillo, la respinta di Quercivi, adesso Carioti ancora che se ne va in culo, alzi in porta, occasionissima Di Mascio, Carioti la possibilità con il tiro da parte di Di Napoli, la risposta di Quercivi, parte la corsa di Surpi e poi c'è il tiro, Corradini con i piedi va a respingere la palla in mezzo, il gol del raddoppio con De Celis, a sinistra la finta con il corpo, ci prova, ha provato a girare, De Celis apre per Di Mascio in mezzo, Moncada ancora va a colpire De Celis, va all'indietro, arriva Di Mascio, prova la soluzione col mancino e c'è la possibilità per il Tris ad opera di Valente, Giuseppe Valente, il pivot che si è fatto trovare ben appostato, scoccare la palla in rete, Di Mascio, Antenos suola il pallone, la palla messa in mezzo, cicca Valente, Moncada spalle girate, adesso ci prova dalla distanza Cipriani, gli soffia il pallone Cipriani, poi lo va a recuperare Simulu, se ne va verso Valente che con il tacco prova il tocco prezioso, Simulu, Moncada in mezzo alla soluzione, Antenos la prova, Antenos rientra e il gol in diagonale, sono 4 intermedio. Aspetta, butta fuori! No, sta per terra, raga! E c'è il gol di Antenos, si proverà la soluzione cercando il tocco, la deviazione, invece poi con Millozza ci prova la conclusione, sporcata dal tocco di Napoli, poi prova la soluzione Carioti, aerea, la recupera di Napoli, prova lo spazio per la battuta a rete con Carioti, attende l'inserimento con Babusci, la conclusione, esce Quercivi lasciando la porta incustodita, la palla messa in mezzo e per Carioti arriva il gol verso De Celis, Secci se ne va insieme a Surpi, prova Surpi, l'opposizione di Bragagnoni, ancora Surpi recupera Millozza, fatto il fischio Millozza, poi ci prova, respinge Bragaloni e arriva il gol di Brignone, palla restituita a Quercivi, adesso allontana, poi Di Mascio recupera il pallone, De Celis si gira, prova la fiondata, Quercivi alza sopra la traversa, Brignone, occasionissima adesso, e arriva il triplice fischio finale a questo punto,
la nuova Florida Campus Selva dei Pini batte Città di Pontinia 7-1 alla gara d'esordio della stagione 2017-2018.